però ha trovato l'accordo con la parte repubblicana, tra virgolette, perché se entriamo in questo argomento, a parte che non è, diciamo, io vorrei parlare della Russia, non vorrei parlare degli Stati Uniti, però il fatto che lui abbia trovato l'accordo con della parte repubblicana, industriale, e quindi non con Dem, dei frontman dell'elite finanziaria, vuol dire che noi a breve assisteremo alla decomposizione dell'impalcatura finanziaria globale. Questo cosa significa per noi? Qua in Europa, ad esempio. In Europa significa che avremo delle ma io per quanto riguarda penso che quando si fanno queste cose io ricordo sempre i tempi di Gorbaciov e Putin allo stesso modo sicuramente trovando l'accordo con una parte delle elite americane in Europa visto che in questo momento la Gran Bretagna è debolissima e poi è comunque difficile raggiungere un accordo con la Gran Bretagna, la parte, cioè, diciamo l'interlocutore più credibile in questo momento in Europa è sicuramente il Vaticano. Cioè, il Vaticano si trovi a ben sperare almeno potrebbe essere in qualche modo potrebbe considerarsi un pochino più coperta rispetto allo tsunami finanziario che sta per arrivare.